Nel Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione». Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a lunedì 10 ottobre 2022. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo undicesimo di San Luca, versetti 29-32. Oggi inizia anche una bellissima novena per chi la vorrà e la potrà fare, che è quella di San Pietro d'Alcantara o d'Alcantara. Santa Teresa di Gesù era molto devota di San Pietro d'Alcantara. Allora, continuiamo la nostra lettura del testo del Beato Alano su questo tema molto bello e importante del Salterio di Gesù e di Maria. Eravamo arrivati qui. L'uomo carnale, scrive lui, non conosce le cose che sono di Dio e quelle dello Spirito, lo afferma la parola di Dio. Perciò, benché queste cose possono essere credute, non possono tuttavia essere apprese per mezzo della scienza umana e molto meno con la sapienza diabolica. La ragione di ciò, secondo San Tommaso, è che la luce della divina rivelazione supera l'intera luce della conoscenza naturale. E infatti, proprio così, riguardo a ciò, nel Salmo 35 si scrive: «Nella tua luce vedremo la luce». Quindi, coloro che sono privi di tale luce giudicheranno in merito alle rivelazioni divine come i ciechi riguardo i colori. E perciò, uomini anche buoni e devoti, privati di tale luce, possono errare sui giudizi delle celeste rivelazioni, come spesso si è saputo, a meno che al posto della luce non abbiano segni, prodigi e miracoli evidenti. Ma già non mancano esempi di santi sposi di Cristo con l'anello dell'impegno. Santa Caterina Martire ottenne da Cristo l'anello dello sposalizio, e allo stesso modo Santa Caterina da Siena, il cui cuore in qualche modo straordinario, noto a Dio solo, fu mutato nel cuore di Cristo. Di queste cose in ugual misura si potrebbe dubitare circa la materia di quale sostanza fossero fatti. Quindi il Beato Alano ci dice, guardate, l'uomo carnale queste cose non le può non solo capire, ma neanche vedere. Non riesce, cioè non ce la fa. È come un cieco che vuole vedere i colori e ne vuole parlare, non può. E non è interessante questa cosa, no? Non è che se io sono buono e devoto, allora io sono un uomo spirituale. Ecco, stiamo attenti, a non cadere in questa illusione gravissima, pericolosissima. Io posso essere buono, posso essere un buon uomo, un buon cristiano, posso essere devoto, fare tutte le mie cose fatte bene, le mie preghiere, la messa, tutte le mie cosine, però non essere un uomo spirituale. E che dobbiamo stare attenti a non credere che siccome faccio queste cose, allora io sono un uomo spirituale. Non è propriamente così. È necessario essere illuminati da questa luce che viene da Dio, che è tipica dell'uomo spirituale. Quindi la scienza umana, la sapienza diabolica, perché anche c'è una sapienza, quasi una contraddizione in termini, no? Ma comunque c'è un sapere diabolico. Cioè anche il diavolo ha una sua conoscenza, che è superiore, che certamente è superiore alla nostra, visto che lui è dotato di natura angelica.
ma non hanno la luce necessaria per vedere nella luce e la luce vera. Cioè, io, ecco il Salmo 35, nella tua luce vedremo la luce. Cioè, solo se io sono dentro la luce di Dio, potrò vedere la luce di Dio. Solo così. Altrimenti, se io non sono in questa luce, le cose di Dio non le posso vedere e non le posso comprendere, non le posso capire. Ecco qui spiegata la totale, assurda inutilità di fare discorsi religiosi con chi conduce, soprattutto con chi conduce una vita completamente aliena da tutto questo, perché non li può capire. Se una persona non ha una certa, stavo dicendo sensibilità, ma non è sbagliato, perché la sensibilità viene da che cosa? Viene da una certa spiritualità. E questa spiritualità da dove viene? Viene da questa luce, da questo essere nella luce per vedere la luce, capite? Ora, se non c'è questa sensibilità, è inutile che mi metto lì a spiegare chissà che cosa, perché non verrà mai compreso, non può essere compreso, perché un cieco non può vedere un albero verde, ma neanche se sta lì 30 anni, è cieco e non lo può vedere purtroppo. Quindi, capite, se io non ho interiormente questa luce, se io non ho interiormente questa esperienza di Dio, io posso ascoltare l'esperienza di Padre Pio nel celebrare la messa e non capire niente, e non sentire niente, non provare niente, perché non la conosco, ma non la conosco perché non sono in quella luce, non sono nella luce di Dio per vedere quella luce lì. Bene, senza questa luce si ha come i ciechi che guardano i colori. E lui dice, attenzione, perché gli uomini buoni e devoti, privati di tale luce, possono errare su queste cose celesti, no? Bene, e poi riprende la questione di Santa Caterina da Siena, di Santa Caterina Martire, e certo, per chi queste cose non le vede, non le può capire, non le può, si perde dentro chissà quale ragionamento. Lui sta facendo tutto il ragionamento dell'essere, dell'aver bevuto il latte della Vergine Maria, dell'aver ricevuto l'anello fatto con i capelli della Vergine Maria, e via di seguito. Andiamo avanti. Pertanto le sottigliezze di tal genere si appoggiano alla sola umana prudenza e alla scienza, come se Dio, nel cui potere sono state poste tutte le cose, non potesse fare ciò che per natura non può avvenire. Cioè, Dio può prendere il cuore di Santa Caterina da Siena, toglierglielo e mettergli il suo. È una cosa mistica. E quindi la Vergine Maria può allattare il Beato Alano, la Vergine Maria può fargli un anello mistico di sposalizio con i suoi capelli, può fargli una collana con i suoi capelli, Gesù può abbeverare la ferita del suo costato Santa Margherita Maria Lacocque. Dio può fare quello che vuole, è Dio. Immaginatevi, ha creato l'universo, cioè, non può superare le leggi di natura. Certo che lo può fare. E non sta a noi metterci lì a disquisire con Dio su perché, su per come, su per quando, noi miseri nulla. E siccome io non le capisco, allora non possono essere. Ecco, però il creato è più grande del tuo cervello, no? Grazie al cielo, perché insomma abbiamo bisogno tutti di spazio, e nella nostra testa c'è spazio per poco e per pochi. Allora, come se Dio, nel cui potere sono state poste tutte le cose, non potesse fare ciò che per natura non può avvenire. Questa è un'eresia, scrive lui, poiché i miracoli trascendono tutta la natura creata. Circa queste cose, essi lo gettano in errore, perché devono di conseguenza negare che i miracoli ci sono, al contrario di ciò che dicono la fede della Chiesa e l'esperienza, di cui da parte mia ne sono sicurissimo. La Chiesa lo manifesta anche nella preghiera di Colletta, nella quale dice: Dio che conosci la tua Chiesa, concedi sempre di splendere con i miracoli. È un miracolo la conversione dei peccatori, in quanto tra i più grandi miracoli di Dio si annovera San Tommaso oppure Sant'Agostino. Così anche la transustanziazione della Santissima Eucaristia fu sempre considerata il sommo miracolo di Dio,
poiché senza dubbio, senza paragoni, è più importante di qualunque rivelazione. Certo, nell'Eucaristia, tutte le volte che viene la transustanziazione nella Santa Messa, noi abbiamo il miracolo dei miracoli. L'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto fino a pochi giorni fa, lo stiamo vedendo ancora, cosa è capace di fare l'Eucaristia, tutti i miracoli eucaristici, cosa hanno detto addirittura la scienza. Quindi è il miracolo dei miracoli, è viva, è il cuore eucaristico di Gesù, hanno analizzato il suo sangue, insomma, tutti i suoi tessuti, insomma, voglio dire, Dio fa queste cose e l'Eucaristia è proprio l'affermazione di questo, come dire, potere straordinario di Dio. Colui che dunque opera tali cose non c'è ragione perché non possa essere capace di compiere cose minori. Perciò coloro che così dubitano ammettano che, per quanto le rivelazioni divine possono essere ritenute vere, tuttavia in nessun modo possono essere dimostrate, se non a quelli che hanno la stessa luce della rivelazione. Punto. Abbiamo appena detto, no, questa cosa. Allora, bene. Adesso andiamo a vedere il capitolo undicesimo. Allora, c'è una curiosità, un'altra, lui affronta tutte queste curiosità, una curiosità più che dotta, lui dice, quale dei due, il Salterio Davidico e il Salterio Angelico, quindi quale dei due, i Salmi o il Salterio di Gesù di Maria, quindi il Rosario, quale dei due è più illustre? Scrive, rispondo a tale detestabile comparazione con una differenziazione. Noi abbiamo questo detestabile vizio di fare paragoni, che non è il dire, che è diverso dal dire guarda quella persona, non so, come è brava, come è devota, come si impegna, come è di Dio, per imparare, no? Quindi non è questo di cui sta parlando. Perché questa è una cosa molto bella. Io devo avere davanti a me degli esempi, no? Per dire, ecco, devo imparare ad essere anch'io così, oppure siccome lei o lui riesce, anch'io posso riuscire. Quindi questa è una cosa molto bella. Questo non è un paragone, un confronto, ma è più che altro un leggere, un vedere, un mettere in luce gli aspetti belli e positivi di qualcuno, perché anche a me venga il coraggio, la speranza di poter essere anch'io capace di fare la mia strada. Quindi questa cosa va benissimo. Il paragone è quando appunto io pongo una domanda del genere. Che cosa è più illustre, il Salterio Davidico o quello angelico? Che cosa è più illustre? Noi abbiamo questo vizio, guardate, bruttissimo, anche con i ragazzi lo facciamo, anche con i giovani, di mettere a confronto. Tu sei meglio, tu sei peggio di Tizio, di Caio, quello è più bravo di te, quello riesce, più capace di te, ma ognuno deve fare la sua strada. Quello è più realizzato di te, quello è più non so che cosa di te. È più bello Tizio o Caio? Non mi dimenticherò mai quando qualcuno maliziosamente, la mia nonna aveva 3 nipoti, io e altri 2, e quando qualcuno maliziosamente, magari eravamo fuori insieme, no? Lei con tutti e 3, e qualcuno maliziosamente si avvicinava e diceva, davanti a noi tra l'altro, allora signora Anna, ah, ma che bei bambini, e diceva, allora signora Anna,
di questi tre, lei a chi vuole più bene? Che, capite, è una domanda proprio la peggiore possibile. E lei, guardandoci, a noi tre, diceva: io voglio bene a tutti e tre in modo diverso. A me ridevano anche le stringhe delle scarpe. Ti dicevo, incredibile. E quello muto, quello lì che faceva la domanda, muto. Perché capite, cioè, davanti a una risposta così sapiente, che ti taglia le gambe in 12 parti, e poi ti mette nell'angolo, anzi direttamente nel bidone dell'umido, non c'è niente da dire più, no? Finito il discorso. Le comparazioni non si fanno, perché sono detestabili. Allora lui dice, a favore del saltero davidico, ecco lui dice, nonostante sia detestabile, cerco di fare una differenziazione, non una comparazione, ma una differenziazione diversa. A favore del saltero davidico, uno, dove c'è una maggiore devozione ed amore nel pregare, lì è anche maggiore il merito, e infatti il valore di esso origina dall'amore di Dio. Attraverso questo una minuscola opera buona è di più alto merito che una molto grande senza la stessa. Certo, per la causa il davidico eccelle, e infatti esso fu la causa che dispose e prefigurò l'angelico. Per il significato esso è più evidente nel davidico che nell'angelico. Per l'antichità, per esempio, non più antico il davidico dell'angelico. Per lo sforzo penoso di pregare, infatti il davidico è più prolisso e inoltre più pesante nello scorrimento dell'angelico, ma è anche di maggior merito in uguale pregio. Poi per la comprensione più evidente, in esso infatti si insegnano la gran parte moltissime cose anche con chiarezza. Per l'autorità, già che dall'antica legge è provata la nuova, non al contrario. Per l'esercizio della devozione e per la tradizione nella Chiesa, dato che con essa lo stesso culto di Dio riceve dunque fin dall'origine un esercizio non certo piccolo di uso comune ecclesiale quotidiano. Per estensione è maggiore, tanto che esso si allarga all'esperienza di gran parte di cose e a molti. Per la voluminosa prolissità e per la mole è maggiore. Adesso vediamo a favore del salterio angelico, cioè del rosario, no? Questo supera l'altro, il salterio angelico supera quello davidico, uno, per il fine. Esso infatti era la causa culminante di quello, il fine dunque più illustre per le cose che si avvicinano alla pienezza. Due, per la perfezione del risultato, che fu il verbo fatto carne. Tre, per la grazia del tempo, è infatti l'inizio del Nuovo Testamento, che rispetto all'antico è straordinariamente eccezionale, quanto un uomo vivo è superiore ad uno dipinto. Quindi l'Antico Testamento fu la pittura, la configurazione del Nuovo. Per la causa efficiente, infatti la Santissima Trinità creò l'Angelico, l'Arcangelo lo portò a Maria, Elisabetta lo arricchì, la Chiesa lo completò, il Davidico fu composto da un peccatore e affidato alla Sinagoga. 5. Per la verità, a maestra infatti intorno al presente, il Davidico intorno al futuro. 6. Questo fu un patto nell'ombra, quello nella luce. 7. Per il risultato, infatti, il compimento e la perfezione del davidico, questo infatti sarebbe stato inutile senza quello. 8. Per l'esito, infatti, conduce al cielo, invece il davidico trasporta all'inferno. 9. Per l'efficacia, poiché attraverso l'angelico avvenne la pace universale. 10. Per il successo, perché Gesù e Maria hanno ottenuto le cose più divine come con l'angelico che con l'altro. Certamente Cristo divenne uomo Dio e Maria Vergine divenne madre di Dio, ai quali Dio non poté fare di più. Queste ragioni qui sono appropriate anche per Gesù e Maria, perché le preghiere mediante le corone giungono loro a essere più gradite e hanno un valore maggiore a persuaderli, poiché un prezzo più divino è dentro di loro. Ricordiamo inoltre che il Beato Alano chiama la salutazione angelica i due Vangeli. Notate, i due Vangeli. Quando noi diciamo l'Ave Maria, noi diciamo i due Vangeli, perché la salutazione angelica, cioè l'Ave Maria, contiene una frase dell'Annunciazione e una della Visitazione. Benedicta tu, no?
Quindi c'è dentro sia l'annunciazione che la visitazione. Ecco perché lui le chiamava i due Vangeli. Benissimo. Allora, capitolo, quindi avete visto, ha differenziato. Ciascuno poi tira le sue conseguenze. Quindi ti fa vedere i motivi a favore del saltiro davidico, i 10 motivi a favore del saltiro davidico, e poi ti fa vedere i 10 motivi a favore del saltiro angelico. E quindi poi ognuno, no, siamo tutti intelligenti, tira le sue conseguenze e capisce che uno non è meglio dell'altro, ma uno è il completamento dell'altro. Non c'è un meglio o un peggio, c'è uno che compie l'altro. Capitolo dodicesimo. L'utilità è il frutto dell'intero salterio. Se dunque ogni giorno offriremo 15 rose della divina eccellenza, c'è la speranza di raccogliere un uguale premio e frutto secondo quella parola di Cristo. Riceverete il centuplo. Chiamo rose le sacre parole della salutazione. Che belle! Poiché rivisitano l'evento presentato e condotto a termine e sono rivolte con il debito ossequio al salterio coronario di 150 grani pronunciati e offerti a Dio per mezzo di Maria, Avvocata Santissima, Regina di tutti i Santi. È bello questa cosa, no? Chiamo rose, che bello, le sacre parole della salutazione. E adesso vediamo queste rose, che tra l'altro... Dunque, solo un secondo, ecco, allora, vediamo un po', queste rose, sono 15 rose, 15 rose, che poi diventano il coronario delle 150 grani pronunciati e offerti a Dio. Quindi, 15 rose, che sarebbero... Vabbè, adesso le diciamo, non anticipiamo. Allora, prima rosa, ave. Proprio senza colpa. Il frutto è essere liberati dalla colpa del peccato. Ave. Seconda rosa, Maria. Colei che dà luce ed è illuminata, offre il frutto che dà la luce alla mente. Terzo, grazia. Lei si è meritata col Cristo il frutto della grazia divina. Plena. Lei è ricca della sovrabbondanza dei beni celesti. Quarta, quinta, Dominus. Lei ha ottenuto di poter dominare i nemici. Tecum, sesta. Lei volse l'animo alla sede della Santissima Trinità e al Tempio di Dio. Settima, Benedicta. Lei dà una benedizione speciale coi doni spirituali. Ottava rosa, tu. Lei fa conoscere la straordinaria dignità di Madre di Dio, affinché meritiamo un giorno di assicurarci a lei. Nona rosa, in mulieribus, lei ci ottiene la misericordia. Decima, e benedictus, attira la benedizione sulle nostre orazioni. Undicesima rosa, fructus, lei riunisce i beni dello Spirito Santo. Dodicesima, ventris, aiuta e custodisce la castità. Tredicesima, tui, alla Vergine Madre consacra il proprio orante. Quattordicesima rosa, Jesus, il Salvatore. Quindicesima rosa, Christus, l'unto. Lei è meritevole della pietà verso i santissimi sacramenti di Cristo e solo in lei essi sono santi, conformi alla Sacra Scrittura e in nulla contrario. Sono poi cose rivelate ad una pia Vergine. 15 simili frutti potrebbero essere assegnati all'orazione del Signore e qualsiasi cristiano poco giusto potrebbe stimare il salterio strumento di così grandi meriti. Cioè, anche al Padre Nostro si può dare questi 15 frutti. Bellissimo, no? Allora, poiché sia da una preghiera di colletta o da una qualunque preghierina recitata in onore di qualsiasi santo, bisogna sperare spiamente un frutto, quanto più dal presentato salterio di due piccole incomparabili preghiere nelle quali si deve credere che non ci sia null'altro del puramente divino. Poiché se anche tu donassi 150 piccolissimi doni ad una qualsiasi onesta matrona, saresti stimato degno dell'onore e del favore della medesima. Quante cose più celestiali riverserà la Madre di Dio ai suoi coronari. Lei stessa rivelò tutto questo ad un devoto. Che bello vedere l'Ave Maria
così divisa, no? In 15 rose. Pensate se noi ogni giorno, quando diciamo l'Ave Maria, pensassimo a queste 15 rose così come lui le ha spiegate. Bellissimo, bellissimo. Bene, domani andremo avanti. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.